riguarda il CDR, il CSS, mi sembra di ricordare, lo dico forse anche, che l'Italia diciamo, si trovasse in una situazione di procedura di infrazione perché il combustibile da rifiuto, il combustibile da rifiuto di qualità, fosse anche questa, diciamo, una cosa tesa a generare confusione, quasi, diciamo, mi permetto di dire, truffaldina, perché non era combustibile ma era rifiuto. E siccome sto alle parole che il rifiuto è uno scarto perché è rifiutato da tutti, dovremmo poter dire, cioè ci augureremmo che la modifica di dicembre non sia un espediente, un artificio, un raggiro per dire CSS e CDR, cioè è un combustibile secondario solido e quindi non è più CDR. La magia delle parole non può mutare la sostanza delle cose. Se produce nanoparticelle, come se si chiama CDR, produce nanoparticelle se si chiama CSS. Ora io penso che la riunione di stasera però, e quindi le cose non le dico più se no infastidisco lui, quindi che cosa dovrebbe fare ogni cosa, cioè ogni istituzione sul sistema dei rifiuti, tutti i cittadini sulla raccolta differenziata, come si può migliorare facendo gli impianti che mancano, non lo dico, lo stiamo facendo, tra poco arriveranno perché le istituzioni facciano il loro dovere, però dovremmo anche chiedere che chi è chiamato a valutare nel rispetto delle norme attuali lo valuti col massimo senso di responsabilità, di coerenza e senso del dovere. E poi un minuto dopo dobbiamo chiedere all'assessore, ma al consiglio regionale, e questo vale sempre, io ho delle posizioni precise, quindi parlo da cittadino, per quanto riguarda Fenice dovremmo sperare che si chiuda l'AIA anche lì, perché abbiamo chiesto un tavolo tecnico, perché poi ci sono anche delle prescrizioni che devono scattare per quanto riguarda, e quindi chiudere una fase, in modo che pure noi cominciamo a essere tranquilli di quello che facciamo e come cittadini sereni di quello che le istituzioni hanno fatto. E per quanto riguarda le cose che noi sappiamo, la scienza non è neutra. Sul nucleare, poco fa avevano fatto un, anche su quello generavano confusione, un pubblicità per televisione in cui c'era un forum in cui si discuteva del nucleare, le positività, come se era una cosa terza, e invece era tesa in generale la convinzione che il nucleare fosse la cosa migliore possibile. È successo in Giappone e tutti quanti avrebbero detto che il nucleare era una cosa, ragione Donato, era una cosa meravigliosa, cioè una cosa che cioè, 30 anni fa era all'avanguardia e oggi ancora più alla quarta generazione. Il Giappone che ricostruiscono le strade in 6 giorni, in 6 giorni ricostruiscono alcune autostrade più o meno come l'Aquila, in Giappone che sono così all'avanguardia, si rendono conto. E parla pure della Basilicata, non sto parlando di voi. Sono per passare 33 anni, non c'è ancora niente. Tu parli solo dell'Aquila, mi fa piacere. Ma come la Salerno nel Giocalabria? Eh vabbè, di più. La Salerno nel Giocalabria. No, perché sempre però dopo deve andare un po' monotono. Stiamo parlando di questo argomento. La chiamano a venire. Vabbè, fate l'ironia anche lui, sindaco, a voi prima l'ironia ha dato un po' fastidio, permettete che anche a me dia fastidio. Però, perché qua in Basilicata sono 30 anni, il terremoto non si è ancora finito. All'Aquila pressoché hanno avuto anche delle cose fatte presto. Continua, scusami. Possiamo continuare? Sì, sì, sì. Sì, non so se ti infastidisce la Basilicata. Ma che la infastidisce? Quando si parla di salute sul nucleare, quando si parla di salute, non è solo la salute del nucleare, dovrebbe interessarti tutto. Mi interessa tutto, quindi, grazie a Dio mi informo di tutto. Nucleare, non me lo devi dire tu di quello che mi devo interessare. Qua è un tema specifico, non mi devi dire tu di quello che, di cui sto parlando del nucleare, che è un tema specifico. E si è passato un tema molto caro. Perché riguarda la scienza. Sì, vai avanti. Allora, quindi, per quanto riguarda la scienza, che, perché se qualcuno venisse a dire che è tutto a posto, vengono gli scienziati e dicono che è tutto a posto, è tutto tranquillo, io nutrirei dei dubbi, visto che sul nucleare ci hanno sempre detto che era tutto tranquillo e che non sarebbe successo nulla, era un esempio per... Allora, noi dovremmo invece chiedere che lì dove ci sta la possibilità le norme regionali siano più selettive per quanto riguarda la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente,
nei limiti di quella che sono le competenze, così come sono tracciate dalla modifica del titolo quinto e negli spazi, negli interstizi in cui noi possiamo entrare, visto che ci muoviamo in un ambito prettamente regionale. Questo per dire come si può anche migliorare una situazione a favore dei cittadini. No, per il resto io mi fermo qui e quindi su queste cose sono magari tutti, visto che altri hanno parlato anche 4-5 volte, io vorrei parlare almeno 3 minuti. Bene. 3 minuti penso che mi toccano per diritto oltre che per dovere, essendo assessore alla comunicazione di questo comune oltre che assessore alla cultura. Allora io vi dico, in questo consesso così prestigioso vorrei dire due cose e te la chiudo subito, che sono decisamente e seriamente e lealmente preoccupato, lo posso dire perché io amo il mio paese e penso che forse pochi come me amano Parigi, pochi come me. E lo dico e lo dimostro da decenni con atti, iniziative, attività, pubblicazioni, libri e cantieri per l'Unità d'Italia. Seconda cosa, la preoccupazione che serpeggia anche in mezzo alla popolazione, qui meno male che c'è anche, ci sono personalità regionali, provinciali, c'è l'arma dei carabinieri a cui certamente faremo un dettagliato verbale di questa prima riunione, perché io penso che questa è la prima delle riunioni, perché ci saranno tutti gli altri sindaci che dovranno dire la loro opinione in proposito, il sindaco di Rionero più vicino che lontano, il sindaco di Rapolla, il sindaco di Atella, la provincia. Secondo, anche se io porto il saluto del vicepresidente della provincia di Potenza, l'avvocato Massimo Macchia, che sarebbe dovuto intervenire e che si trova da 3 giorni con la febbre a 40. Se mi ha incaricato, l'ho sentito, ed è una cosa seria, l'ho sentito direttamente di porgere il suo saluto e di mettere a disposizione il suo impegno perché sia tutelata soprattutto la salute della gente, la salute della gente e non gli affari e gli interessi di chi che sia. Grazie. Prego. Io vorrei essere molto breve e però anche molto chiaro, perché questa è una situazione nella quale si possono dire tante cose, molte tese a suscitare gli entusiasmi della platea e forse però non serve a granché. Il sindaco Mecca diceva prima: queste sono le armi con cui combattiamo, quando parlava dei controlli, il monitoraggio, l'ARPA. E io devo dire che le armi con cui noi combattiamo, noi come istituzione locale, e per qualche verso fino anche la regione, sono armi piuttosto spuntate. Cioè sono armi che non ci consentono di dare risposta ad alcune delle domande che voi avete posto stasera. Perché se vige a livello europeo una norma che consente di pigliare una cosa che era rifiuto fino a ieri sera e che oggi si chiama in un'altra maniera, che costa meno del metano e inquina di più, e utilizzarlo per fare la combustione, voi mi dovete dire chi è quel fesso che fa l'imprenditore che non dovrebbe servirsene. Allora, cerchiamo di capire che parliamo. Noi parliamo di una situazione in cui se anche la regione Basilicata avesse deciso di dire no, forse può darsi, vediamo, verifichiamo, probabilmente si sarebbe trovato in una situazione in cui alla fine l'esito di questa conferenza di servizi sarebbe stato esattamente quello che è stato. Allora io che voglio dire, quando in mezzo a noi si dice
purtroppo anche comprensibilmente, che la politica non serve a niente, che la politica è un po' usurata quanto a credibilità, per non usare il termine più appropriato, anche più efficace, che però non è questo il contesto giusto per usare, si dice una cosa forse linda e che però poi ci mette in questa condizione, perché per modificare le leggi ci vuole la politica e ci vuole un'idea di politica che nel Parlamento italiano e forse pure sui livelli europei stabilisca che alcune cose non si possono fare, oppure come accadeva fino a qualche decennio fa, per la verità quando era meno invasiva l'attività normativa europea, che quando si fanno attività più convenienti per le imprese e più inquinanti costano di più, non costano di meno, perché se io modifico le compatibilità in modo tale che diventa per un'impresa legittimo e conveniente inquinare, voi capite bene che siamo in una condizione nella quale è inutile che ci incazziamo fra i presenti, perché discutiamo proprio di niente. Se uno qua avesse voluto fare il demagogo sarebbe venuto a fare il Don Chisciotte contro i mulini a vento in malafede, sapendo che poi la battaglia la perdete. Allora, per cambiare le compatibilità ci vuole la politica e non basta quello che combiniamo nei comunelli nostri, ci vuole una politica che incida a un livello più alto. Ma siccome non voglio divagare, cioè non voglio parlare della stratosfera, perché sennò poi non arriviamo mai ai livelli nostri, una seconda cosa vorrei dire. Insomma, noi in questi mesi abbiamo discusso pure di altre cose, è vero Maurizio, abbiamo discusso dell'autorizzazione petrolifera, mo andremo a discutere di Fenice. I problemi ambientali in questa zona sono una serie, non ce n'è uno solo. Alcuni di questi problemi si possono governare anche a livello regionale, penso soprattutto alle questioni che riguardano il petrolio. Noi credo come amministrazione di quest'area dobbiamo cominciare a coalizzarci, anche perché i problemi ambientali per definizione non si fermano sui confini dei municipi, le emissioni in atmosfera, l'inquinamento eccetera eccetera. Allora, mettiamoci d'accordo e costruiamo un confronto con la Regione Basilicata per stabilire se questo deve essere o non deve essere un territorio di produzioni di eccellenza, sapendo che, e la Regione Basilicata lo sa, e forse alcune cose in più di quelle che attualmente fa.